Questa settimana, nei contenuti per abbonati, le risposte di Federico Cimaroli alle vostre domande per la rubrica Lo chiedo a. Ciao a tutti, benvenuti nell'area abbonati della libreria esoterica Cavour. Ascoltate molto bene la domanda e ascoltate anche la risposta. Con oggi vorrei iniziare a fare questo piccolo gioco molto interessante, farvi notare come all'interno della domanda ci sia la risposta. Volevo chiedere a Federico Cimaroli se può parlarmi del dubbio, perché nel mio percorso di vita ho imparato abbastanza ad affidarmi e il dubbio si affaccia sempre nelle mie riflessioni. Utilizzando le parole di Serena, dubbio. Allora, vediamo un attimino il dubbio. Cos'è il dubbio? Il dubbio, l'essenza del dubbio è il divenire delle cose. È la vita che tutto trasforma, tutto cambia. Nel taoismo c'è questa frase bellissima che è la via che è una via, non è la via. È l'essenza del dubbio. È ciò che c'è all'interno del dubbio, è il seme del dubbio, è l'anima del dubbio che ci fa crescere, ci fa evolvere. È quella parte che all'interno di ognuno di noi ci fa battere il cuore, ci fa digerire, ci fa respirare, ci porta a prendere proprio quel libro, ci fa leggere quel libro, ci fa guardare quel film, ci fa guardare quel video. È l'essenza del dubbio che è il divenire della vita. Il dubbio è il divenire della vita. Solo che noi siamo concentrati con l'idea che abbiamo del dubbio, non con l'essenza del dubbio. Seguitemi, non è difficile. Il seme anela al sole, non l'ha mai visto, ma è quella spinta, è quel dubbio, è quella fascinazione, quell'eccitazione, è quell'entusiasmo che lo porterà poi a uscire dalla terra e abbracciare il suo amato, ossia il sole che non ha mai conosciuto. È il dubbio che ti porta a nuove cose, a nuove evoluzioni, a nuovi incontri, a nuove possibilità, senza avere la pretesa di conoscerle prima, senza avere la pretesa di misurarle, di definirle, di accettarle o rifiutarle. È il divenire della vita, è quel qualcosa che fa te, Serena, ma non sa che cosa e non gli interessa. Tu devi divenire lo sguardo, progressivamente, lo sguardo di questa forza che fa Serena e non gli interessa. Quali idee hai tu in merito? Quindi vedi com'è? Abbastanza significa che sei pronta a entrare nella qualità del dubbio, ossia nell'essenza del dubbio, nella natura che scatena quello che noi definiamo come scatola del dubbio. Nella scatola del dubbio, ossia l'idea che abbiamo preso nel mondo di quello che è il dubbio, noi ci perdiamo in terza dimensione. Puoi trovare il video completo nei contenuti per abbonati. Abbonati al canale e con un piccolo contributo ci darai un grande sostegno.